La situazione di classifica non è delle migliori, ma il lungo cammino che bisogna percorrere induce il Cupella ad un cauto ottimismo, anche in vista del mercato di riparazione che può permettere un restyling dell'organico, soprattutto nel reparto avanzato. L'Alba Adriatica, avversaria odierna del rossoblù di mister Di Francesco, può al contrario ritenersi soddisfatta per l'avvio stagionale, ma vuole cancellare al più presto lo scivolone casalingo del turno precedente. E a giudicare dalla piega che prende la gara, gli intendimenti della truppa rossoverde sembrano destinati a trovare riscontro anche sul rettangolo verde, visto che dopo 8 minuti dall'avvio la direttrice di gara Menicucci della sezione di Lanciano indica il dischetto senza indugi, ravvisando il fallo in area di Nanni e danni di Antonacci. Dagli 11 metri Clementoni si rivela un cecchino implacabile e non lascia scampo al malcapitato Tascione. Per il Cupello la strada si fa prematuramente in salita e la reazione del reparto avanzato non sortisce effetti significativi per la porta difesa da Petrini, reattivo nel distendersi e annullare in corner il perfido piazzato di Zeitulaev da posizione estremamente decentrata. Con le punte che stentano a trovare spazio sono i centrocampisti a cercare il bersaglio, ma senza particolare convinzione. Al 23esimo il tiro di Quintigliani sull'imbeccata di Monachetti è a dir poco telefonata e facile preda dell'estremo albense. La frazione si chiude virtualmente al 39esimo con la nuova infruttuosa percussione rossoblù, che si fa vedere ancora con Quintigliani, tiro centrale a raso terra stavolta sulla verticalizzazione di D'Antonio. Alla ripresa dei giochi mister Di Francesco provvede ad operare alcuni cambi con l'intenzione di dare una svolta alle aspirazioni della propria squadra. I segnali sono palpabili, ma l'assenza di un cecchino davanti alla porta avversaria si evidenzia con fragore. Al terzo in effetti Maio viene lanciato a rete dalla succulenta verticalizzazione di Berardi, ma l'ariete cupellese si attarda eccessivamente e viene anticipato dalla provvidenziale uscita di Petrini. Sul versante opposto Scrivani fallisce a sua volta una ghiotta opportunità, non approfittando sino in fondo dell'intervento a vuoto di Antenucci. Il suo omologo Maio si fa vedere al 24esimo, ma ancora una volta Petrini lo anticipa. Anche stavolta l'intervento è decisivo e vanifica l'invenzione di D'Antonio. Un minuto dopo anche Tascione giustifica la sua presenza tra i pali, azzerando in tuffo il siluro dal limite di Di Nicola, con Benedetti che in seconda battuta intercetta la conclusione di un attaccante avversario. Nei minuti conclusivi della sfida l'Alba torna a pungere con il sempreverde Clementoni, il migliore per i suoi, che calcia dalla media distanza ma pecca in quanto a precisione. Gli animi si incattiviscono, ma la scintilla che fa esplodere il vaso è generata da Di Nicola, che getta via la sfera per guadagnare secondi preziosi. Il gesto antisportivo genera la reazione dei calciatori locali, su tutti la direttrice di gara si sofferma su Benedetti, che riceve il giallo al pari del suo avversario. Per lui si tratta del secondo di giornata e il rosso conseguente lo manda alla doccia anticipata. Nei minuti di recupero l'Alba cerca invano di approfittare dell'uomo in più col neo entrato Gianluca Emili, che va in sovrapposizione sulla fascia, vince il duello in velocità con l'altro neo entrato Bruno, ma viene chiuso da Tascione, che riesce a limitare i danni ma non la sconfitta, che di lì a poco sarà certificata inappellabilmente dal triplice fischio della direttrice di gara. Mister Di Serafino, tre punti pesanti oggi in quel di Cupello che vi permettono di dimenticare al più presto il tonfo casalingo del turno precedente, ma di guardare al tempo stesso alle posizioni altolocate della classifica. Forse neanche all'inizio della stagione pensavate di essere in questa posizione. Sì, siamo partiti bene quest'anno, ma questa vittoria mi fa piacere tutto per i ragazzi, perché domenica non meritavamo assolutamente di perdere, quindi ci sono rimasti male perché avevano fatto una grande partita. Oggi abbiamo approcciato bene la partita, siamo andati in vantaggio, poi ci siamo difesi bene, abbiamo rischiato qualcosina, ma forse anche nel secondo tempo abbiamo avuto all'inizio le due clamorose occasioni per chiudere la partita. Sono contento soprattutto per i miei giocatori, perché lavorano tanto in settimana, quindi una soddisfazione per loro che mi fa piacere. Alba Adriatica si è sempre contraddistinta per la linea verde, ma oggi dobbiamo rimarcare la prova maiuscola, a prescindere dal gol di Clementoni che si è speso un po' in tutte le parti del campo. La sua esperienza si fa notare nonostante l'età non sia più verdissima. Sì, noi abbiamo un mix di giovani con qualche giocatore esperto come Clementoni, Scaramazza, Sacchetti. Abbiamo anche qualche ragazzo bravo, quindi capo casa, però nel senso non stanno facendo bene, oggi hanno fatto una buona partita. Non era facile dopo una sconfitta come quella di domenica, abbiamo reagito bene, quindi una vittoria che ci dà morale e anche soprattutto ci fa stare una posizione classifica tranquilla. Il Cupello invece, la classifica adesso diventa un po' preoccupante. Ah, sì, noi l'anno scorso abbiamo vissuto quasi la stessa situazione. Quando parti un po' male, poi è normale che non è facile. Le partite oggi era già la nona giornata, cominciano già a essere tante, quindi però penso che per Cupello c'è tutto il tempo per recuperare. Secondo me ha ottimi giocatori, una buona squadra e penso che abbia tutto il tempo per poter recuperare in classifica.
Mister Di Francesco, oggi non è andata benissimo, anzi tutt'altro, è arrivata la sconfitta casalinga sia pur di misura, ma i tre punti sono andati alla squadra avversaria. Secondo lei c'è da fare un lavoro soprattutto psicologico sulla squadra oppure ci sono altri problemi? Ma guarda, la squadra sta bene, l'ha dimostrata anche oggi, e ci stanno un po' condannando gli episodi, questa è la verità. È successo col Francavilla, è successo col San Salvo, è successo oggi, e allora dobbiamo lavorare, dobbiamo rimanere tranquilli. Sono convinto e certo che usciremo da questa situazione che in questa fase ci vede penalizzati, negativi, però ecco, dobbiamo lavorare, dobbiamo rimanere tranquilli. Non è un fatto piccolo, perché anche oggi abbiamo visto tutti che la squadra ha risposto alla grande e quindi ha fatto quello che doveva fare. Certamente dobbiamo migliorare qualcosa, e poi ci sono, ripeto, gli episodi che ci stanno penalizzando, però il calcio è questo, gli episodi ti girano storto in alcune situazioni, in altre ti possono girare bene. Quindi non voglio fare recriminazioni o per quanto riguarda i comportamenti, a volte una palla che di provocazione noi ci abbiamo beccato un'espulsione, cioè incredibile, no? Non è possibile verificare questo, perché se l'avversario provoca e reagisce come è accaduto, non possiamo essere poi noi penalizzati, perché il nostro giocatore va lì giustamente a rivendicare quelli che sono i comportamenti antisportivi che ci sono. Quindi, ecco, tutto qua, ci sono situazioni che purtroppo non vanno come dovrebbero, però la squadra è tranquilla, quindi non ci sono problemi psicologici. Certo, non è facile. Mi rendo conto che non è facile, non stiamo andando bene, ci si aspettava sicuramente di più, però dobbiamo lavorare, dai, il campionato è lungo, è difficile, molto difficile, per cui dobbiamo essere questo, dobbiamo capire e lavorare ancora di più su alcune situazioni e migliorare tutto qua. Possiamo dire che chi si guadagnerà la pagnotta sarà riconfermato anche dopo dicembre, e chi invece insomma, non si comporterà come si deve andrà via? Ma queste nelle regole, non è che le invento io, nelle regole del calcio, però voglio dire, i ragazzi, come detto, la pagnotta se la stanno guadagnando, certo, il risultato ci penalizza. E allora dobbiamo cercare di migliorare alcune situazioni, come dicevo, quindi uscire da questa impasse, faremo sicuramente bene, io sono convinto che faremo bene.